Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi vi parlo di cosa succede quando un farmaco, invece di curare, diventa letale. Scopriamo insieme gli omicidi del Tylenol di Chicago. Chicago, settembre 1982. L'area metropolitana di Chicago comprende molte città e, come è normale, molti negozi. Si può acquistare di tutto, anche dei semplici farmaci da banco contro il mal di testa come il Tylenol, formula extra forte, a base di paracetamolo. L'emicrania è fastidiosa e se si può liberarsene in fretta, perché non farlo? Una pillola e il problema è risolto, di solito. In questo caso, invece, ben 7 persone ingeriscono un farmaco di uso quotidiano e muoiono. Pensavano di assumere del paracetamolo, in realtà hanno ingerito una dose letale di cianuro. Qualcuno ha manomesso le confezioni del prodotto che adesso circolano ovunque. È il 29 settembre. Mary Kellerman, 12 anni, vive a Elk Grove Village. È rimasta a casa da scuola per via di un forte raffreddore. Il padre le dà una capsula di Tylenol extra forte per lenire i sintomi. Pochi minuti dopo la trova riversa in bagno. Mary, di soli 12 anni, morirà prima dell'arrivo dei paramedici. Adam Janus, 27 anni, vive a Darlington Heights ed è padre di 2 figli. Anche lui si è preso un banale raffreddore ed è rimasto a casa dall'ufficio. Ingerisce 2 capsule di Tylenol e in breve tempo crolla sul pavimento della cucina. La tragedia per la famiglia Janos non è finita. Poche ore dopo la morte di Adam, infatti, suo fratello Stanley, 25 anni, e la moglie Teresa, 19 anni, arrivano a casa di Adam per affrontare il lutto con i figli e la moglie di quest'ultimo e per aiutarli con i preparativi per il funerale. Stanley soffre da tempo di mal di schiena e Teresa, in quel momento, ha un gran mal di testa. Prendono entrambi il Tylenol dalla stessa confezione usata da Adam e muoiono quasi nel medesimo momento. Metà famiglia spazzata via nel giro di qualche ora. Nei giorni seguenti, altre persone faranno un'identica orribile fine. La 31enne Mary McFarland di Elmhurst si trova sul posto di lavoro quando avverte un forte mal di testa. Prende il Tylenol nella piccola area di ristoro che si trova accanto agli uffici e pochi istanti dopo cade a terra sotto gli occhi inorriditi dei colleghi. Mary era una madre single che stava crescendo 2 figli piccoli. Paula Prince, che vive a Chicago e ha 35 anni, atterra all'aeroporto della città con un volo della United Airlines, compagnia per la quale lavora come hostess. Mentre torna a casa, acquista una confezione di Tylenol. Verrà trovata morta nel bagno della sua abitazione, la boccetta del farmaco ancora aperta sul lavandino. Mary Reiner, 27 anni, vive a Winfield con il marito Ed. La coppia ha appena accolto in famiglia il quarto figlio. Mary prende una capsula di Tylenol per alleviare i dolori del parto recente e muore di lì a poco, lasciando un marito distrutto dal dolore, 3 figli piccoli e un quarto ancora neonato. Dopo i decessi avvenuti, i medici sono veloci a capire che il responsabile è proprio il farmaco analgesico. È una situazione gravissima che richiede il dispiegamento di ogni mezzo possibile per avvisare i cittadini dell'enorme pericolo che corrono. TV e radio passano di continuo un solo messaggio: non assumete il Tylenol, non comprate il Tylenol. La pubblicità del farmaco non viene più trasmessa. Vengono allertati gli ospedali di tutto il paese, le farmacie e i centri commerciali, nonché le case farmaceutiche. Per le strade, le pattuglie della polizia usano i megafoni per diffondere gli stessi messaggi. Si studia la situazione a tavolino. Le morti sono avvenute tutte nell'area di Chicago. Le confezioni con le capsule manomesse sono state acquistate in quell'area, anche se in diversi negozi. Non può essere che le capsule siano state aperte alla fonte, ovvero durante il processo di produzione. Troppo difficile per chiunque inquinare il prodotto in quella fase, viste le misure di sicurezza presenti in tali ambienti. Quindi la spiegazione è una sola. Qualcuno ha comprato diverse confezioni da vari punti vendita per poter trasformare un blando medicinale in un veleno mortale. È una figura che ricorda molto il nostro una bomber italiano, che trasformava innocue confezioni di prodotti
in bombe pronte a esplodere non appena il contenuto veniva aperto. Allo stesso modo questo individuo apre con cautela le capsule, taglia il paracetamolo con il cianuro e le richiude. A prima vista, nessuno potrebbe notare che ci sia qualcosa di strano. Il colpevole ha dalla sua il fatto che a quel tempo non esiste ancora un sigillo che attesti la sicurezza del contenitore. Infine, torna al supermercato per rimettere la confezione sullo scaffale, tra le altre dello stesso tipo. Un modo agghiacciante di uccidere a caso i consumatori ignari. Ma chi è questo squilibrato? Si pensa subito a un ex impiegato della Johnson & Johnson, azienda che produce quel farmaco. Un uomo che vuole vendicarsi magari per un licenziamento ingiusto? Da indagini approfondite su ogni singolo ex lavoratore non saltano fuori cose del genere. Dunque, si tratta di un serial killer che uccide da lontano, uno che non desidera un contatto diretto con le sue vittime. Comunque sia, va fermato e al più presto, prima che cominci ad alterare altri farmaci che hanno quel tipo di formato in capsule apribili. Oltre ad allertare la popolazione, vengono ovviamente ritirate tutte le confezioni di Tylenol presenti sul territorio americano. Si parla di quasi 31 milioni di confezioni, pari a un valore di 100 milioni di dollari. Tra di esse se ne trovano altre che contengono il veleno, tutte provenienti dall'area di Chicago. Pare che questa zona sia stata l'unica presa di mira per questo atto di terrorismo silenzioso. La Johnson & Johnson subisce un danno pesantissimo e fa di tutto per evitare che ci siano altre vittime. Per sicurezza, sconsiglia alla popolazione di acquistare o assumere qualsiasi prodotto con il loro marchio che contenga paracetamolo. Si è nella prima fase di questa vicenda e ancora non è chiaro se quel formato di Tylenol sia il solo a essere stato tagliato con il cianuro. Dopo giorni di indagine, si stabilisce che solo le capsule contenenti il farmaco in polvere sono state il tramite ideale per convogliare il veleno. Mentre le indagini proseguono e la Johnson & Johnson sta pensando a come correre ai ripari, entra in gioco un certo James Lewis, che vive a New York con la moglie. L'uomo manda una lettera all'azienda e chiede $1 milione. Se avrà il denaro, dice, non ci saranno più farmaci al cianuro. In caso contrario, ci saranno altre morti. In pratica, ammette di essere colui che ha ucciso 7 persone. Sono solo le parole di un millantatore affamato di denaro? Oppure è davvero il pazzo che ha fatto questa cosa mostruosa? Tanto furbo non è, visto che l'FBI lo cattura quasi subito per via delle impronte digitali che ha lasciato sulla busta della lettera. La cosa che salta all'occhio è che sua moglie è un'ex impiegata della Johnson & Johnson, ma questo non prova ancora nulla. Resta da stabilire se sia colpevole o meno e non si riuscirà a farlo. Quello che gli capita è di essere processato per estorsione e condannato a 20 anni di carcere. Ne sconta alla fine 15 ed esce sulla parola nel 1995. Cercano di incastrarlo nuovamente nel 2009 quando perquisiscono casa sua a seguito di una segnalazione anonima, ma senza trovare nulla. Ancora oggi permane il dubbio sul suo conto. Le sue impronte e il suo DNA, assieme a quelli della moglie, sono attualmente presenti nella banca dati dell'FBI. A quanto dice lui, era solo, tra virgolette, un tizio che ha tentato il colpaccio, ma gli è andata male. Nei giorni successivi ai 7 decessi, su suggerimento del famoso profiler John Douglas, la tomba di Mary Kellerman, la più giovane delle vittime, viene messa sotto sorveglianza per un certo periodo di tempo. Spesso gli assassini si confondono tra la folla del funerale delle loro vittime oppure fanno visita alla tomba. Ma in questo caso il tentativo di catturare il colpevole fallisce. Nessun individuo sospetto si presenta al cimitero. D'altronde è un omicida che colpisce da lontano e così come non ha interesse nell'aggredire attivamente le proprie vittime, allo stesso modo non è interessato a soffermarsi sulle conseguenze. Una nuova idea si fa strada. Se invece fosse rimasto nei dintorni dello scaffale dove ha messo la confezione avvelenata di Tylenol per vedere in faccia chi l'avrebbe acquistata? Questa idea dà il via a una massiccia operazione di scansionamento di tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nei negozi dove sono state comprate le confezioni letali. Emerge questa immagine di Paula Prince quando ne ha appena acquistata una da Walgreens. Sullo sfondo, un uomo con la barba la osserva in modo sospetto. Potrebbe essere Lewis. La somiglianza c'è.
Osservando la foto, si nota che tutte le persone stanno guardando gli scaffali, mentre lui non sembra interessato ai prodotti, ma guarda dritto davanti a sé. Sta forse fissando la povera Paula, sapendo che tra qualche ora potrebbe essere morta per aver assunto un farmaco per il mal di testa? Un altro sospettato è Roger Arnold. Una persona che lo conosce, Marty Sinclair, lo segnala alla polizia perché afferma Roger ha del cianuro in casa. Dopo un rapido controllo, la polizia lascia andare Roger. Non c'è alcun cianuro, si è trattato di una falsa accusa. Ma ormai la faccia di Roger è su tutti i giornali e la sua reputazione è stata fatta a pezzi. Nel corso dei mesi successivi, Roger, ormai etichettato come il possibile avvelenatore, ha un esaurimento nervoso. Vuole uccidere Marty Sinclair, che lo ha ingiustamente denunciato, e lo aspetta fuori da un locale armato di pistola. Finisce con il colpire a morte un altro uomo, John Stanisha, solo perché nell'oscurità della sera lo ha scambiato per Marty. Condannato a 30 anni, Roger ne sconta solo 15 e muore nel 2008. Lori Dunn è un'altra sospettata perché è responsabile di alcuni omicidi e di un tentativo di avvelenamento tramite arsenico, ma alla fine viene stabilito che con il Tylenol lei non c'entra nulla. Come sempre purtroppo accade in questi casi, qualche imitatore dell'omicida originale contamina con il veleno diversi farmaci in diverse parti degli Stati Uniti, colpendo altre marche famose come la Procter & Gamble, causando ulteriori decessi. Colpita nell'immagine da questo disastro commerciale, la Johnson & Johnson viene però lodata dalle maggiori testate giornalistiche per la pronta reazione a un evento così spaventoso. Il CEO del tempo, James Burke, si dimostra un uomo capace di prendere tutte le decisioni migliori per il bene degli americani e dell'azienda. Accetta ogni singola intervista che gli viene proposta, fa entrare senza problemi giornalisti e investigatori negli stabilimenti. Dimostra in questo modo che l'azienda non ha nulla da nascondere e riesce a far risultare la Johnson & Johnson come la vittima di un vile attacco. Collaborando con la polizia di Chicago, l'FBI, i media di tutto il paese e ovviamente con la Food and Drug Administration, contribuisce in modo efficace a stroncare la sequela di decessi e a tentare di catturare il responsabile. Viene anche offerta una cospicua ricompensa a chiunque possa dare indicazioni valide per arrestare il criminale. Ovviamente il famoso marchio viene trascinato nel fango. Riconquistare la fiducia dei consumatori è un'impresa che richiede tempo e impegno. Sul mercato arrivano piano piano le nuove confezioni del famoso analgesico. Confezioni antimanomissione ultra sicure, dotate di un triplice sigillo di garanzia che viene pubblicizzato più del prodotto stesso. Tali sigilli vengono adottati in via preventiva anche da molte altre aziende. Al posto delle capsule contenenti la polvere, vengono adesso presentate le compresse. Altra mossa della Johnson & Johnson è quella di far pagare pochissimo il nuovo Tylenol. In questo modo, nel giro di qualche anno, l'azienda riesce a far dimenticare l'incidente al pubblico e a tornare sulla breccia. In ambito legislativo, a seguito degli omicidi di Chicago, la manomissione di prodotti messi in vendita diventa un crimine federale. Le indagini proseguono in modo discontinuo per anni, ma non si arriva mai a un arresto e a una condanna. Nel 2011, quando Ted Kaczynski, l'una bomber americano, viene catturato, si richiede immediatamente un campione del suo DNA. I parenti di Kaczynski avevano una casa nei sobborghi di Chicago negli anni Ottanta, un'abitazione dove ogni tanto Ted soggiornava. Ma Ted non ha nulla a che fare con la faccenda del Tylenol, conclude infine l'FBI. James Lewis resta il principale sospettato di questa drammatica vicenda. Malgrado decenni di indagini, questi omicidi restano senza un colpevole. Le famiglie delle vittime ancora non sanno chi è il folle sadico e vigliacco che ha distrutto 7 famiglie e lasciato dei bambini orfani della madre o del padre. Un individuo abietto che ha dato il compito alle sue capsule micidiali di trasformare un atto banale come assumere un analgesico in qualcosa di molto simile a un doloroso, inconsapevole suicidio. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!